a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess, anche se in tutti gli altri video ho detto Princess Castle, ma fa niente. Va bene, tanto il canale è quello. Va bene. Questa mattina abbiamo provato il nuovo The Legend of Zelda Breath of Wild. Senti come l'ho detto bene. Come l'hai detto bene. Sono e come me lo ricordo bene, tra l'altro. Sì, infatti mi hai detto, mi controlli per... Ma stai... Comunque, sono rimasta piacevolmente stupita. Abbiamo provato prima una specie di tutorial che è durato un quarto d'ora, poi a un certo punto ha fatto thank you, si è spento tutto da solo. Esatto. Ci sono rimasta malissimo. Poi abbiamo provato un'altra demo di 20 minuti. Abbiamo, nel senso che l'ho provato io, di 20 minuti. Era l'inizio vero e proprio del gioco, quindi voi siete un Link in mutande, letteralmente in mutande. C'è Laila dietro che fa ma sembra un babbuino in mutande, non c'era del fascino in questo Link. Quindi il vostro compito è uscire dalla caverna. Uscite dalla caverna in cui siete stati rinchiusi e dove vi viene dato una specie di tavoletta all'interno della quale poi vedrete la mappa. La tavoletta vi viene data bianca, quindi senza niente all'interno, consideratelo una specie di tablet però vuoto, ok? Il principio è lo stesso. Il vostro compito è uscire dalla caverna. Prima di uscire riuscirete a trovare almeno 2 o 3 vestiti. Una volta fuori dalla caverna dovete armarvi di tutto punto con quello che trovate in giro e raggiungere una torre all'interno della quale vi verrà data la mappa. Hai finito? Ho finito. Ah, grazie. Comunque, la cosa che mi ha stupito... Grazie Erika per il tuo preziosissimo contributo. Vabbè, scusate. La cosa che mi ha invece più stupito è che il gameplay è stato totalmente rivisto. Cioè, le meccaniche che c'erano prima non ci sono più. Voi l'erba, per esempio, potete colpirla con la spada, ma non escono i cuori, niente, i cuori non ci stanno. Come no. Si recupera, per esempio, la vita? Bisogna mangiare la roba oppure cucinarla. Quindi prendi il legnetto, lo accendi nel fuoco, vai nella cucina, accendi la cucina, la cucina da campo ovviamente, esatto. Accendi la cucina, ci butti dentro degli ingredienti a caso e devi stare attenta che siano ingredienti buoni, sennò viene fuori una ciofecata e lui, esatto, sta peggio, sta male, gli viene il cagotto. A un certo punto a un certo punto fa un tipo un puff e voi è il momento per cui dovete togliere tutto perché è pronto. Se fa puff 2 volte l'avete bruciato e non recuperate più nessuna vita. Sì, poi tra l'altro è tutto scalabile, quindi gli alberi sono tutti scalabili, le montagne sono tutte scalabili. Gli alberi, per esempio, se gli lanciate una bomba vicino esplodono in 1000 pezzi e potete poi anche tagliuzzarle con la spada e batterli, però la spada si rovina. Quindi diciamo che ci sono delle meccaniche che non ci saremmo mai aspettati in un The Legend of Zelda, totalmente, completamente rivisto. La grafica è una grafica da Wii U, quindi non ci aspettavamo nient'altro che quello che abbiamo visto in questo momento. Certo. Nel senso che non è particolarmente realistica o dettagliata, però devo dire che è sul cartunesco andante, cartuneggiante, sull'anime, sì, andante, ed è molto bello da vedere, secondo me. Direi che più o meno vi abbiamo dato un'idea di quello che è successo, perché abbiamo giocato veramente poco, però ci ha veramente entusiasmato. Abbiamo visto la mappa, che quello che abbiamo giocato noi era tipo un puntino così, era l'1% del gioco, l'1%, cioè, e poi quando l'abbiamo aperto la mappa era una mappa immensa e questo ci ha lasciato solo e soltanto che piacevolmente stupite. Secondo noi arriviamo a 100 di ore di gioco con una mappa del genere. Concordo. Brava. Direi che questo video termina qui. Ci vediamo alla prossima anteprima. Bacio e abbraccio a tutti dalle Princess. Ciao. Ciao.